Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo. Benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone. Alla ricerca dell'identità italiana in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del Banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco Orinvest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. Una ragazza italo-brasiliana e il mondo dell'innovazione e delle start-up in Brasile. L'episodio è offerto da Dollare, Assessoria e Cambio, e da Palazzo Gavardi, la tua esperienza a Firenze. Bentornati cari amici a un nuovo episodio di Buongiorno San Paolo, il podcast degli italiani in Brasile e in America Latina. Io sono Alessandro e con me il caro Claudio. Ciao Claudio, come stai? Immancabilmente. Ciao Alessandro, perfetto, grazie. E te? Tutto bene? Ciao, tutto bene, tutto bene. Oggi abbiamo un'amica, abbiamo Isadora Zalin che andiamo a presentare, ma prima di tutto dobbiamo fare la nostra santa preghierina per i Patreon. Preghierina. Che ci ascoltano sempre. Infatti. E che ci supportano. E ci ascoltano, quindi, e ci supportano. Quindi ringraziamo tutti quelli che, con l'equivalente di un caffè al mese, ci danno la possibilità di lasciare Alessandro nervoso oppure di migliorare il nostro servizio. Quindi se volete offrire più caffè, insomma, siamo sempre qui a disposizione. Potete andare sul sito www.patreon.com, cercare ovviamente il nostro podcast Buongiorno San Paolo e decidere quanti caffè far bere ad Alessandro. Oppure se preferite, in Brasile, il sito è apoia.se. Detto ciò, ringraziamo quelli che l'hanno già fatto, Alessandro. Quindi ringraziamo i nostri amiconi dall'Italia, Orlando da Roma, Andrea da Cardiff, Alessandro dal Friuli e Glenio da San Paolo che ci seguono sempre e ci supportano sempre. Quindi ragazzi, quello che volete, che potete fare è mandare tanti caffè. E oggi andiamo a parlare di un mondo, di un segmento, di un settore insomma molto affascinante, che prima di tutto parliamo della storia di un'italo-brasiliana di origine venete, se non sbaglio, vero Isadora? Sì, giusto Alessandro. Ciao, come stai allora, Isadora? Presentiamola. Ciao Isadora, benvenuta. Ciao Claudio, grazie. Benvenuta. È bello tornare a parlare un po' italiano. Fantastico. L'abbiamo dovuta pagare per parlare in italiano perché era riluttante, ma se la sta cavando perfettamente già dalle prime battute. Bravissima, io ho avuto il piacere di conoscere Isadora qualche anno fa perché eravamo in due aziende simili, concorrenti. Isadora, come dicevamo, italo-brasiliana, community manager di State, che è un hub, diciamo, per startup in cui appunto ci sono molte aziende che trattano vari segmenti, tra cui la creatività, città, smart city, soluzioni scientifiche innovative. È stata anche community manager nell'Associazione Brasiliana di Startup, ha organizzato molti eventi di cui parleremo anche oggi e poi ha avuto anche altri ruoli in altre aziende come Ecofood, Pollen. E se non sbaglio l'azienda per cui lavoravi era la Redecam, adesso se non mi ricordo male, no, mi ricordo molto bene. E Isadora, ti manca solamente un posto in Parlamento o all'ONU, poi diciamo che
Le hai fatte tutte. Oh mamma, all'ONU anche vorrei avere un posto, perché ho fatto relazioni internazionali di università. Come me. E quindi ho già fatto alcuni colloqui, simulazioni di ONU, ma non ONU reale. Ma magari ho voglia di fare parte. Certo, facciamo un appello, ONU, se ci stai ascoltando, ricordati di Isadora che insomma ha fatto un colloquio parlando di te e adesso insomma dai, un posto e daglielo, dai. Abbiamo risolto il problema, Isadora. Grande Claudio. Ok, allora, Isadora, tu hai già lavorato in startup e imprese e una di queste imprese era italiana. Allora, tu come community manager, cosa pensi che dobbiamo prendere in considerazione di questa forma di lavorare tra l'Italia e il Brasile? Ok, mi è piaciuto un sacco lavorare con italiani, anzi, magari preferisco lavorare con italiani. Il mio primo tirocinio è stato in una consultoria di internazionalizzazione di aziende italiana, quindi il CEO, il capo lì era uno italiano e il avevamo come obiettivo trarre aziende italiane per il Brasile, quindi aiutare aziende italiane a capire il mercato brasiliano. E da lì che ho conosciuto la Redecam e da lì ho conosciuto Alessandro. Ecco, ed ecco di qua. Eccoci qua. Sì, e a me piace un sacco lavorare con italiani, non so per se è perché ho avuto questa formazione, anche se in Brasile tutta più o meno italiana, perché ho fatto una scuola italiana in Brasile che è considerata paritaria. Non so se sì, si sì. dice così. Paritaria, paritaria. Ormai tutti i miei prof devono essere tutti molto nervosi, che ormai non mi ricordo molto bene l'italiano, è da un paio di anni che non lo uso, ma ho studiato tutta la mia vita l'italiano e quindi ho questa eredità italiana. E bene. Anche ho avuto molto tempo di lavoro con aziende italiane, con capi italiani, e quindi io preferisco il modo di lavorare dell'italiano, che è un po' più diretto, ogni tanto anche un po' più aggressivo, ma sì, è brusco. Senza... Si possono dire le parolacce, Isadora, non ti preoccupare. Ok, ecco, sì. La parola con l'ST la puoi dire. Okay. Puoi anche dire, mi ricordo di quel capo che era particolarmente ST, ST e poi Ronzo, no? Ronzo, sì, ecco, proprio quello. E, però le cose funzionavano. Quindi le persone erano più dirette e non avevamo molta paura di parlare su cose difficili e sulle cose che erano sbagliate. E questo in un ambiente di innovazione è molto importante. Deve essere trattato come l'errore, deve essere trattato come una cosa che fa parte. E certo. Non è quello che vedo in alcuni posti. Qui in Brasile e parlando con alcuni brasiliani, quindi penso che abbiamo molto da scambio tra sì. la cultura italiana e la cultura brasiliana, ma tu lavoravi sempre in Brasile con gli italiani o facevi anche dei viaggi in Italia e vedevi anche la realtà italiana proprio? Ho avuto l'opportunità di vedere la realtà italiana. Ho già vissuto in Italia anche un anno, ma... E come hai fatto con la colazione dolce? Come hai fatto a sopravvivere alla colazione dolce? Sì, questo è stato molto difficile. Infatti, cioè, mi hai fatto preoccupare. 3 anni in Italia, come hai fatto? Cioè, senza pão de queijo. Senza pão de queijo, senza mamão. Con la brioche. Esatto, il cappuccino. Che saudade. Il cappuccino che era buonissimo. Io quando sono tornata in Brasile... Sono rimasta più o meno un anno senza sorvetto, senza gelato, perché non mi piaceva più il gelato brasiliano. Ci credo.
Anche se ora ci sono delle buonissime gelaterie a San Paolo, eh? Tantissime. Finalmente sono arrivate, perché è stato... Lo sapete, ragazzi, che quando si parla di business, io se non ci metto in mezzo qualcosa che riguarda la panza non sono contento, quindi questa parentesi dovevo aprirla. Adesso, se volete chiuderla e continuare, io sto qui nell'angolino. Io potrei parlare su cibo tutto il giorno, perché mamma mia quanto mi manca il cibo italiano, troppo buono. Beh, e poi è realmente anche un business, quindi non siamo pienamente anche in tema, non è che scappiamo. Isadora, andiamo un po' nei termini tecnici e delle start-up, no? Come si gestisce uno spazio come State? Cosa significa? Prima di tutto spiegaci che cos'è una community manager, cosa significa fare la community manager? Va bene, Alessandro, inizio dalla fine perché è meglio così. Essere una community manager è essere qualcuno che pensa come fortificare la comunità. Sì. Comunità come gruppo, come movimento di persone che credono in uno stesso obiettivo. E una community manager è quella persona che aiuta lo scambio tra le persone, aiuta una persona a conoscere un'altra, quella che fa senso, quella che può aiutare questa persona. Fare la community manager è qualcuno che costruisce azioni che possono essere fatte insieme e che ci aiuta tutta la comunità. Non so se esiste un termine meglio che comunità in italiano. No, comunità è esaustivo, perfetto, sì. È giusto, io non credo esista un termine diverso da community manager, gestore delle comunità, cioè anche in Italia chi si occupa, diciamo, chi ha questo ruolo si chiama community manager, nei coworking soprattutto, no? Spieghiamolo, no? Che State è anche un coworking, se non sbaglio. Sì, è anche un coworking, non solo coworking, perché facciamo anche altre attività di open innovation e di scouting, di startups, di aiuto alla formazione di startups pure, quindi è un po' più ampio il lavoro svolto lì. E io sono stata community manager da prima di questo ruolo a State. Sono stata community manager della AB Startups, che è l'associazione brasiliana di startups, per un anno e mezzo, ma che sembrarono 3, 4, 5 anni da tutto quello che ho fatto. E lì io aiutavo comunità di imprenditori per tutto il Brasile. Quindi il mio focus di attuazione era tutto il Brasile tranne San Paolo, perché San Paolo ha già tutti gli organi, le aziende mirano già su San Paolo. Okay. E io facevo il ruolo di aiutare altre città a essere più innovative, ad avere più startup, a trasformare un po' quella realtà in una cosa un po' migliore. Quindi io alla fine aiutavo queste persone a trasformare la sua città in una specie di città che coinvolge più iniziative e altre startup. Certo. E ho lavorato un paio di eventi, quindi è un modo di aiutare la comunità ad avanzare, e ho fatto circa 30 eventi presenziali per tutto il Brasile, quindi ho avuto la possibilità di conoscere una gran parte del Brasile. Con la pandemia ho dovuto lavorare su eventi online e ho fatto un grande lavoro per aiutare tutte le comunità e tutte le persone in Brasile a conoscersi. Quindi ora so che le persone che svolgono questo ruolo di forma volontaria nel nord e nel nord-est del Brasile conosce
tutti quanti conoscono le altre persone in sud, sud-est e centro-est del Brasile e scambiano tra di loro. Abbiamo fatto questa grande comunità brasiliana di persone che aiutano la propria città e il paese come a essere più sostenibile per il... Più attrattivo. Più attrattivo, sì. Sì, ecco. Sì, più attrattivo, sì. Ma Isadora, questo ruolo che tu hai ricoperto e che ricopri anche oggi, community manager, vuol dire anche che si entra nel merito del lavoro, proprio delle attività di queste startup? Perché io sono andato anche a spulciarmi il tuo curriculum, no? Sono andato a vedere il tuo curriculum per bene e ho visto anche che tu hai avuto esperienze anche come business developer, no? Cioè sviluppatore commerciale. E ho visto anche dei grandissimi risultati che hai portato in un'azienda che, se non sbaglio, era a Rio e che tu l'hai portata a San Paolo e hai sviluppato proprio anche i contatti portandola ad ottenere la prima vendita. Ho visto addirittura dei numeri affascinantissimi come più di 1000 leads, cioè più di 1000 contatti in 6 mesi. Anche questo fa parte un po' del community manager oppure non si entra così in questo, nel merito, diciamo, dell'attività delle startup? Ora, lavorando per State, che è questo co-working, questo hub, io svolgo un po' più questo ruolo di business development pure. Ma non è obbligatorio che il community manager faccia questo lavoro che è un po' più commerciale. Ok. Dentro State devo fare un po' di questi due ruoli e abbiamo un sacco di cose da fare e mi piace molto essere in questo punto con State perché è un progetto più o meno nuovo. Loro hanno aperto un po' prima della pandemia, quindi ancora non è così conosciuto dappertutto, ma è uno spazio bellissimo e sono fiera della capacità che abbiamo di aiutare dentro i nostri pilastri. Città intelligenti e creatività a sviluppare nuove startup e nuove soluzioni e aiutare grandi aziende a essere più innovative insieme allo State. E questa parte di business development ho fatto proprio dopo di lavorare a Redecam, perché lì ancora facevo un po' più la parte amministrativa e non mi piaceva molto. E ho la mia madre che è sempre stata una grandissima venditora, non so, mamma mia, l'italiano. Venditrice. E quindi ti sei spostata poi. Sì, mi sono spostata a questa altra attività e mi è piaciuto un sacco e mi piace lavorare su progetti che stanno iniziando perché so che a ogni processo, ogni cosa nuova che svolge, l'impatto di quello è molto visibile in aumento di produttività, in risultati e quindi non è solo essere una business developer ma è creare molte cose, è analizzare, è testare, è capire se quello può essere migliorato e lavorare un sacco. Certo. Claudio, c'è un podcast italo-brasiliano che ti venga in mente, che sta iniziando, che avrebbe bisogno, no, di un consiglio? Perché Isadora non lo sa, ma in realtà quello che sta facendo lei oggi è un colloquio di lavoro, cioè noi la assumeremo, quindi stiamo sondando le possibilità di avermarci in più. Allora, Isadora, voi prima avete parlato di pandemia, no? Quindi State è cominciato proprio prima della pandemia, hai detto, no? Allora, io all'inizio ho detto, ma chissà com'è stato difficile cominciare un'attività nuova in mezzo a questa situazione contingente così difficile. Però poi mi è venuto in mente anche che queste sono le situazioni che fanno nascere nuove startup, nuove idee. Quindi sono anche delle situazioni che
muovono un po' il fondo e creano delle situazioni nuove. Quindi, prima di farti la prossima domanda, volevo sapere che cosa ne pensi della crisi uguale opportunità. Sono d'accordo, la crisi è uguale opportunità perché ci fa pensare diversamente, ci fa vedere altre cose, ci fa muoversi in altre direzioni perché siamo costretti a farlo. Sì, quindi sì. Vero. È un periodo talmente difficile che tante cose devono essere fatte di novità, di altre soluzioni per quello che... perché abbiamo altri problemi ora. Vedere belle cose, di cose che ci aiutino, che aiutino l'umanità a, ad avere una qualità di vita migliore dopo di questo momento così difficile che stiamo vivendo. Lo spero, lo spero. Torneremo a mangiare il gelato seduti sulle panchine. Non vedo l'ora. Isadora, secondo la tua esperienza, io adesso faccio quelle domande banali, sai, da segnare sul taccuino. Quali sono i tre consigli che tu ti senti di dare ad un rappresentante di startup, e ce ne sono tantissimi che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi ecco, di a loro quali sono le tre cose da fare assolutamente in caso di startup, quando si è rappresentanti in una startup. Va bene, dalla mia esperienza, la prima è avere questa relazione con la propria comunità di startup della città che sei, e non solo della propria città, ma delle città accanto, di altre città che ora, come siamo tutti online, puoi accedere con più facilità, e perché in questa comunità tutto quello che riguarda startup, opportunità per startup e altre cose vengono da te. È una cosa bellissima che in questo mondo esiste, che è della collaborazione, e io sono una persona che andavo tantissimo in eventi presenziali e ora vado un tanto in eventi virtuali. E riesco ancora a conoscere altre persone. Secondo consiglio, dai, che posso portare qua è di non avere intenzione di fare questa relazione solo con la finalità della vendita. Della vendita. Della soluzione della società. Perché alla fine devi essere disponibile per aiutare le altre persone e a fare questo scambio. Perché non è solo perché sei rappresentante di una startup che sei la startup. E come sì. Terzo punto, provi a fare win-win situations, mm-hmm. Sì. Che tutte e due escono da quella relazione vincitore, sì. 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 Perché probabilmente non rimarrai per sempre in quella startup se non sei la persona, il founder, né, o la founder, mm-hmm. Fondatore, e quindi devi sapere che il tuo CPF, o come si dice in Italia, codice fiscale è molto più importante che il Seni PJ o la partita IVA. Ecco, bellissima. Che è la partita IVA. Quindi nel senso, bellissima. Che le relazioni che costruisci, che riesci a costruire mentre sei da qualche azienda, deve andare oltre all'azienda, perché sei te per te. Bellissima, sì. Questa è veramente bella, e grazie a questa frase, a questo consiglio, che mi vengono in mente tutti i miei contatti che io mi porto dietro dopo la mia esperienza in Brasile. Continuo a salutare e a parlare con delle persone che magari ho visto una volta, come Isidora, e continuo a portarmi dietro queste bellissime relazioni. Quindi grazie veramente per questi consigli. È arrivato il momento, cara Isadora e caro Claudio, del nostro momentino, no? L'ora del caffè. Infatti, visto che Isadora diceva di spazi virtuali e un win-win, allora a questo punto le offriamo un caffè virtuale, perché a noi non ci costa nulla. Esatto. Quindi glielo offriamo. Bravissima. Lei ha provveduto da sola.
Quindi, e lì con la tazzina in mano. L'ora del caffè, a tra poco. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Sono Marco De Biasi, sono direttore di un programma di accelerazione mondiale che è il Founder Institute qui a San Paolo e sono socio di un'azienda che investe in startup a livello early stage. Volevo dare ai nostri amici tre suggerimenti per cominciare realmente il lavoro di funding inizialmente, primo funding qualificato. Funding che non è bootstrapping, non è finanziamento di amici, ma è il vero prima relazione con degli investitori professionali. In primo luogo sappiate che noi in questa fase appunto di inizio, post accelerazione, guardiamo in chi? Nell'imprenditore, nella squadra, nel team. Se l'imprenditore è bravo, se l'imprenditore ha delle capacità, sicuramente saprà cambiare, aiutare, fare tutti i cambiamenti e il pivotage, come si dice qua, i cambiamenti dell'azienda nel corso dello suo sviluppo. Perciò noi puntiamo sulla valutazione imprenditore. Secondo punto, cosa molto importante, quando presentate sappiate vendere la soluzione. Un buon imprenditore è anche un buon venditore della soluzione. Quando dico buon venditore dico abbiate in testa che dovete esattamente avere un MVP, cioè un progetto pilota che già sia stato approvato o sia stato utilizzato da un cliente o il cliente abbia pagato. E al terzo punto, quando fate calcoli di budget, di funding, considerate la vostra necessità di cassa per i prossimi 12 mesi e poi senza far medie di eventuali fatturati in entrata che sono incerti, e poi fate una previsione di entrate a 12 mesi molto prudenziale e a 2-3 anni più ambiziosa, e in bocca al lupo. Rientrati dal nostro caffesigno. Adesso Isadora, parliamo di Startup On, che tu hai, diciamo, organizzato tante edizioni, ora non mi ricordo esattamente il numero, più di 20 edizioni di Startup On dell'Associazione Brasiliana di Startup, quindi immagino, no, tu abbia conosciuto una valanga di startup che poi, come dicevi prima, non sono dei senepe jota, cioè non sono delle partite IVA, ma sono delle persone fisiche, no? E come pensi che questo ti abbia aiutato? Un sacco. Non solo dal Startup Home, ma anche di partecipazione di organizzazione di Startup Weekend, che è un evento che riesce a fare, qualsiasi persona che ha già partecipato lo può organizzare, e viene tutto organizzato più o meno dalla Techstars, che è l'azienda che ora ha il diritto di fare il Startup Weekend. E ho conosciuto tantissime startup, e questo mi ha aiutato perché ora sono una persona con questa visione Brasile delle opportunità che abbiamo e delle soluzioni che abbiamo. Quindi non solo le persone che sono di San Paolo, ma persone fuori dai grandi centri economici del Brasile. E ogni volta, più o meno una volta a settimana, faccio delle raccomandazioni di startups che hanno delle soluzioni bellissime, però non hanno il CNPJ in San Paolo e quindi non sono molto conosciute qui.
Okay. E quindi faccio questa ponte tra l'imprenditore che è al nord del Brasile, al nord-est del Brasile, con persone che sono qua in sud-est, a San Paolo, a Rio de Janeiro, a Florianópolis, a Recife, a Minas Gerais, Belo Horizonte, perché mi piace e perché credo in questa diversità, non solo diversità di etnica, ma di età e anche di locale di origine. Sì. Dobbiamo considerare la diversità di tutto. E ora sto aprendo un'azienda di eventi. Organizzatrice di eventi. Come se fosse un'agenzia diciamo, organizzatrice di eventi. Sì. Ok. Ormai con tutta questa esperienza che ho accumulato negli ultimi anni, mi sento preparata per questo nuovo passo. Bello. Bello, molto bello. Sicuramente. Dobbiamo mandare Isadora in Puglia o in Calabria a fare da ponte tra le startup meridionali e il cuore pulsante dell'economia italiana a Milano. Magari ci vorrebbe un Isadora. Facciamo. Però aspetta, prima l'ONU, Isadora, ormai li abbiamo chiamati. Prima l'ONU, sì. Rispettiamo la fila. Possiamo fare due cose insieme. Ma Isadora, tu conosci anche un po' il mondo startup Italia? Poco, non tanto. Comunque, insomma, è affascinante il mondo brasiliano perché chiaramente noi sappiamo, e qui mi aggancio, Claudio, anche al programma che stiamo lanciando, Buongiorno Business, no? Di cui parleremo anche di startup. Aspetta, vuoi dire che anche noi siamo startuppari? Ma ancora siamo startuppari e non lo sapevo. Ancora non so se definirci tali, però sicuramente questo mondo delle startup che a San Paolo, diciamo, oramai è una realtà consolidata, è affascinante perché in Brasile ci sono delle città, delle realtà, degli stati molto molto interessanti che stanno emergendo e che quindi portano delle soluzioni, come dicevi prima tu, Isadora, interessanti, che magari non sono troppo conosciute, però è bello, no, vedere questo scambio, come dicevamo. Quindi sicuramente anche a noi italiani, noi europei, ci toccherà studiare, cioè dovremo studiare di più il mondo delle nuove aziende, delle nuove imprese, dei nuovi imprenditori che vengono dal Ceará, dal come si chiama lo stato, quello che dicono che non esiste? Acri, ecco, il mio stato preferito, l'Acri. Ci sei stata in Acri a fare un po' di... No, non sono stata, ma conosco tantissime persone dell'Acri, quindi no, esiste. Hai conosciuto persone che dicono che sono dell'Acri, ma l'Acri non esiste. Cioè, hanno scelto un nome corto per un pezzettino di Brasile piccolo piccolo perduto lassù. La capitale dell'Acri, Claudio. Rio Branco. Acropoli. Rio Branco. Bon. Sì. Se l'è studiata questa, Alessandro. No, è uno stato che mi sta simpatico. Allora Isadora, ormai da anni che noi siamo soliti fare una domanda nel nostro podcast, da quasi l'inizio, no, di questa giornata, di questa traiettoria, ed è la seguente. Se tutte le strade portano a Roma, ma la tua Roma qual è? Ce la fa? Bellissima domanda. Può essere Roma, perché sono innamorata di quella città. Brava. E mi manca molto, quindi vorrei tornare il più presto possibile. Siamo in due. Ma no, davvero, scherzi a parte, credo che la mia Roma sia questa abilità, questa opportunità di portare alle persone altre opportunità. Quindi io ho avuto tutta un'infanzia piena di opportunità, però quello che mi fa lavorare un sacco è aiutare altre persone ad avere nella mia infanzia ho avuto tantissime opportunità
e so che molte di queste opportunità è perché sono nata a San Paolo e vorrei che da qualsiasi parte del mondo le persone possano avere le stesse opportunità, non solo perché sono in grande città, ma in qualsiasi parte, quindi è il mio obiettivo. Hai mai sentito parlare di San Leopoldo? Una città con poche opportunità nel Rio Grande do Sul, dove vivo io. Dove vive Claudio. Vabbè, è così. Dovevamo avere uno speaker che vivesse in una cittadella sconosciuta, ma in realtà è una città abbastanza conosciuta, dai, non, sì. scherziamo. No, scherziamo. Va bene. E tra l'altro, vabbè, quindi speriamo che tu possa aiutare più persone possibile ad ottenere queste opportunità, tra l'altro anche l'opportunità di visitare un giorno Roma, quindi auguriamo a tutti nel mondo di visitare perlomeno una volta nella vita Roma, perché che fa bene a tutti. E, poi non so se ci sono altre sfide che ci vuoi raccontare, che hai nel cassetto, che delle cose diciamo che ti fa piacere raccontarci. Ok, sì, una cosa che ho avuto molta pazienza per farlo e è stato un lavoro di anni, che è questa giornata delle persone volontarie nelle comunità, perché come ha un coinvolgimento che si dà di forma volontaria, non avevamo prima di questo lavoro modi di capire come aiutare, quindi le persone arrivavano e non avevano una direzione di come essere utile alla propria comunità. E quindi dentro alla Best Startups ho fatto questo lavoro e oggi è un documento che esiste in portoghese soltanto per adesso, ma lo vogliamo tradurre e lo farò, ok? Che aiuta le persone a capire dove sono e dove possono arrivare in questo ambiente di collaborazione della comunità di startup, principalmente di startup, perché è la mia expertise, ma certo, che ci dà input su altri tipi di comunità ugualmente. E anche il mio ruolo di adesso dentro lo state è una cosa che mi piace tantissimo, perché ho l'obiettivo di aiutare la connessione tra l'Accademia, l'università. Scienziati e quelli che fanno le ricerche scientifiche, trasformare queste ricerche in soluzioni, in prodotti o servizi che siano utili alla nostra vita. E c'è un sacco di cose da fare, perché ci sono dei processi molto burocratici ancora dentro l'università, e io ho fatto un anno di università in Italia e ho visto che le cose erano molto distanti dal mercato. Vero. E quindi tornare e ora svolgere questo lavoro insieme allo state e altri ponti, altri pezzi in Brasile e anche insieme agli Stati Uniti e altre parti del mondo, per capire come riusciamo a trasformare tanti scienziati e ricercatori e ricercatrici in persone che hanno il loro proprio startup o propria azienda, non necessariamente una startup, ma che riescono a portare questa ricerca a qualche finalità utile per la popolazione in generale. Isadora, prima cosa volevo farti complimenti per il tuo italiano, complimenti. Adesso però, in virtù del principio di pari opportunità, tutto quello che ci hai detto in questi 40 minuti, per favore ripetilo in portoghese perché i nostri amici possano avere dei benefici dalla nostra chiacchierata. Puoi cominciare. Non è vero, non è vero. Non è vero. Posso in portoghese rapidinho. In 10 minuti.
non ne dubitiamo, mandiamo, in 10 minuti ci racconti. Mandiamo un abbraccio dai agli amici brasiliani, non portoghesi, anche ai portoghesi, comunque un abbraccio soprattutto ai nostri amici della comunità italo-brasiliana e a tutti gli ascoltatori che ci seguono sempre. Veramente grazie per questo contenuto così interessante e di grande valore che oggi abbiamo costruito insieme da questo scambio bellissimo. E noi ti aspettiamo magari per un nuovo evento, per una per nuova... il secondo colloquio, perché poi c'è la scelta finale della candidata. Per il secondo colloquio, esatto. E, se vuoi salutare qualcuno, noi ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio. Dai, saluto tutti i miei amici in Italia, che ancora ne ho un sacco. Invio questo podcast a loro dopo e... Brava, brava. Non c'è più un pezzettino di oceano, perché tutti noi stiamo facendo questi ponti dal Brasile, sì, all'Italia. All'Italia sta andando proprio in miseria. E poi ricordatevi che non è difficile l'italiano in Brasile, perché, Claudio, perché l'Italia è qui. Ma oggi anche lo startup. Anche lo startup. Anche la startup è qui. Oggi mi sono sentito abbraccio. Una startup. Un abbraccio, amigos. Ciao Isadora. A presto, grazie a tutti. Un abbraccio. Obrigada. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!